Don Alessandro Mazzoni, parroco di San Giovanni Battista, quartiere San Giovanni Barra. Don Alessandro, il significato religioso di questa festa? La festa di San Giovanni Battista ha un significato religioso particolare. San Giovanni Battista è uno di quei santi che ha avuto senso non solo per il suo ruolo di precursore nei confronti del Messia che era Gesù, ma anche per il significato morale di questa figura. Giovanni Battista è uno che si è battuto per la moralità, ha dato la vita anche per questo. Non so se faccio una forzatura, ma penso che noi come quartiere abbiamo una grossa possibilità, avendo questa figura di riferimento che diventa molto attuale anche in tempi come questi, dove del nostro quartiere si parla in tanti modi. Quindi penso che la festa religiosa di San Giovanni possa essere un'opportunità anche per rilanciare la legalità nel nostro quartiere. Antonio Abate, coordinatore del Comitato per i festeggiamenti di San Giovanni a Teduccio. Molte manifestazioni dal 9 giugno alla fine di luglio, in pratica potremmo dire, con tanti appuntamenti che avete messo insieme. Ecco, alcuni dei più significativi è un po' il senso di questa festa. Sì, il più significativo in assoluto che io mi fa piacere sottolineare è la presenza del 24 della fanfara dei carabinieri, non perché come semplicemente fatto musicale, ma la presenza di un'istituzione così forte che è rappresentata appunto dalla fanfara dei carabinieri in un quartiere così difficile, così problematico, io lo reputo un fatto di orgoglio. Mi è piaciuto, l'ho fortemente voluto, e ringraziando anche l'assessorato alla cultura del Comune di Napoli siamo riusciti ad avere questa presenza. Poi le altre sono manifestazioni che abbiamo sempre fatto, ogni anno abbiamo sempre portato avanti, ma il nostro obiettivo è sempre quello e sarà sempre quello di avere presenze significativi e formanti sul territorio durante la festa. Avete conferito il premio San Giovanni Green al maestro di strada Moreno, che è una persona molto, a nostro avviso, molto meritevole, perché ha fatto tanto specialmente per scolarizzare bambini, ragazzi che non frequentavano più la scuola. Per noi crediamo molto in questo tipo di opera, perché la cultura è segno di civiltà. Più ci sarà cultura, più ci sarà civiltà. E questo è che nel nostro quartiere è venuto meno, la cultura. Quindi premiamo quest'anno una persona che ha fatto tanto per dare cultura alle fasce deboli della società.